Gente, che freddo che fa oggi! Ci sono 12 gradi e da ieri che piove. Io non lo so, a volte mi sembra di vivere a Gramado, non a Sorocaba. Ma tutto bene, vediamo di scaldarci un attimino parlando di mare, di sole, ma soprattutto di spiagge. Allora, è vero che in passato ho detto che io non avrei fatto più video di turismo, però ogni tanto qualcosa ci vuole, dai. E quindi, come sempre, navigando su internet, ho trovato praticamente due notizie che tutto sommato io le trovo interessanti. Per questo punto ho voluto fare un video parlando di queste cose. Allora, la prima notizia è che il Brasile ha 5 delle 10 spiagge più belle del mondo. Infatti è uscita da poco la top 10 delle migliori spiagge del mondo e appunto il Brasile ha 5 destinazioni proprio nelle prime 10, il che tutto sommato non è male. Allora, questa indagine è stata condotta dal Centro Internazionale di Formazione per la Gestione e la Certificazione delle Spiagge, mamma mia. E in tutto sono state valutate più di 123 spiagge in tre continenti diversi. Ora, la cosa, a mio parere, un pochino strana, ma ne parleremo dopo, è che questo organismo internazionale ha valutato appunto le spiagge di Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Cuba, Ecuador, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Porto Rico, Spagna e Venezuela. E come possiamo dire, il team di questi valutatori è composto da 46 persone diverse, tra cui scenografi, ingegneri, chimici, educatori e anche geografi. Ma andiamo a vedere quali siano appunto queste 10 migliori spiagge del mondo. Sarà, adesso andiamo a vederli insieme. Allora, al primo posto troviamo la spiaggia di Varadero a Cuba. Collegata all'hotel Meliá Las Antillas, la spiaggia è aperta, ha sabbia finissima, acqua trasparente ed è molto ben tenuta. Al secondo posto la spiaggia di Itaúna a Rio de Janeiro. La spiaggia di Itaúna ha intorno ad essa diversi ristoranti, gelaterie, una stazione di polizia, un ospedale, bar e persino un negozio di souvenir. Questa spiaggia si trova più o meno a 2,5 km dal centro della città di Rio ed è raggiungibile in auto, bicicletta ed autobus. Al terzo posto la spiaggia di Varadero Storico, sempre a Cuba. Al di fuori del circuito degli hotel moderni, Varadero Storico è la parte turistica della spiaggia. Questo locale ha una buona struttura di servizio ed è sempre pieno di gente. Al quarto posto, guardate che strano, è la Playa Varadero, sempre a Cuba. Allora, Varadero International si trova di fronte al tradizionale hotel Meliá che abbiamo visto prima. Anche qui le acque sono cristalline e insieme alla struttura dell'hotel si ha, come dire, una posizione perfetta. Al quinto posto la spiaggia di Ponta di Nossa Signora a Salvador, Bahia. Un'altra spiaggia dalle acque cristalline è appunto Ponta di Nossa Signora a Salvador. Bagnata dalla Baia di Tutti i Santi, l'acqua è calda e rimane a 28 gradi, pensa te, per la maggior parte del tempo. Pensa che delizia. Al sesto posto la spiaggia di Grumari, o Grumari, no, sarà Grumari, a Rio de Janeiro. Grumari è un'altra spiaggia brasiliana ad apparire in questa classifica. Ottima per i surfisti, Grumari ha una laguna sulla striscia di spiaggia, così come scogliere rocciose che sembrano appunto molto belle per fare una foto. Al settimo posto la spiaggia di La Estrella, sempre a Cuba, è infatti un'altra spiaggia cubana di questa lista. Vicino al castello di El Morro,
La Estrella riceve molti turisti e dispone di un'ottima struttura per fare il bagno, per fare escursioni, pescare, per fare ricerche e ovviamente anche per prendere il sole. All'ottavo posto ancora Cuba, la spiaggia Perla Blanca. Allora, Perla Blanca è una spiaggia molto ben tenuta. Questa spiaggia è risultata in vantaggio rispetto alle altre grazie ai servizi di base come il cibo, interessante, e la sicurezza per i visitatori. Inoltre il luogo ha acque limpide e gigantesche dune fossili. Cosa saranno? Non ho idea. Al nono posto la Praia do Forno, sempre a Rio de Janeiro, Brasile. Tra il Parco Municipale di Lagoinha e il Parco Statale Costa do Sul si trova appunto Praia do Forno. Importante meta di conservazione, il luogo si distingue per essere un notevole residuo di specie vegetali e di animali. E al decimo posto un'altra spiaggia brasiliana, la spiaggia di Azeda, sempre a Rio de Janeiro. Allora, non fatevi ingannare dal nome, Azeda può significare acida oppure qualcosa che è andata male. Questa spiaggia è veramente fantastica. Azeda si trova nel centro storico di Búzios e ha acque cristalline, una vasta flora e sabbie di color rosa. Bene, questa era appunto la classifica delle 10 spiagge migliori del mondo. Secondo quell'organismo che abbiamo visto, che sono andato a vedere, è di Panama. Allora, per amor di Dio, dico il mio parere, guardando le foto, alcune spiagge sono veramente molto, molto belle, specialmente quelle di Cuba. Scusate, amici brasiliani, ma vedere le foto, quelle di Cuba sono un attimino migliori. Però io trovo strana questa classifica. Prima di tutto perché, come abbiamo visto, hanno valutato le spiagge di alcuni paesi che a mio parere sono un po', non lo so, un po' strani, perché per esempio la Colombia, il Guatemala, il Canada, cioè cosa, perdonate, ma cosa c'entra il Canada con le spiagge? E stranamente, non so per quale motivo, per esempio non hanno preso in valutazione le spiagge dell'Italia, che ce ne sono di bellissime, oppure della Grecia, giusto per rimanere in Europa. Quindi già questa cosa qui, non lo so, per me è molto strana. E dopo che, appunto, vedendo la classifica, tre di queste spiagge, alla fine è la stessa spiaggia, perché la Playa di Varadero, Varadero storico, l'altro Varadero, cioè è sempre il solito posto. Quindi è come se fosse la stessa spiaggia, che a quanto pare è molto lunga, però in diversi punti, ma la spiaggia è quella. Quindi non lo so, per quello ho detto che a me sembra un po' strana questa cosa, però è stato fatto da questo organismo internazionale, da 46 persone, da ingegneri, chimici. Vabbè, comunque questa è la classifica, appunto, secondo questo articolo delle 10 spiagge migliori del mondo, e come abbiamo visto, 5 di queste si trovano in Brasile. Guarda caso, la maggior parte è proprio a Rio de Janeiro, e anche lì è strano perché è vero, a Rio ci sono delle spiagge bellissime, però trovo strano, per esempio, che non ci sia nessuna spiaggia del nord-est. Sì, ok. Ce n'è una lì a Salvador, però considerando le dimensioni del Brasile, non lo so, torno a dire, per me questa classifica è un po' strana. Ma non è finito, infatti vi ho detto all'inizio che ho trovato due articoli che riguardano questo argomento. Infatti ne ho trovato un altro dove appunto, come dire, si chiede dov'è la spiaggia perfetta del Brasile. E anche qui a me suona un po' strano. Cosa vuol dire la spiaggia perfetta, la più perfetta? Che requisiti deve avere? Bene,
Questa ricerca che è stata fatta dall'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale, il titolo appunto di spiaggia più perfetta del Brasile è dovuto al paesaggio con le dune, al colore della sabbia e alla trasparenza appunto dell'acqua. Inoltre, per essere la perfetta spiaggia, deve avere la temperatura appunto dell'acqua al minimo di 20 gradi. Bene, allora, qual è la spiaggia più perfetta del Brasile? Siete curiosi? Beh, ve lo dico subito. È la Praia do Farol, ad Arraial do Cabo, dove a Rio de Janeiro, ancora una volta, Rio vince quando si tratta di spiagge. Allora, le sue acque calme sono dovute anche alla posizione geografica, poiché questa striscia di sabbia si trova sul lato protetto dell'isola di Cabo Frio, in una baia proprio di fronte all'Atlantico. Lunga circa 1 chilometro, questa spiaggia è un'area di interesse per la difesa nazionale e ha un accesso controllato dalla Marina. Pertanto i visitatori possono rimanere su questa spiaggia solamente per 40 minuti. Inoltre, su questa piccola lingua di sabbia priva di strutture, sono vietate bevande e cibo, come servizi di bar e ristorazione. Quindi anche qui è un altro articolo strano, perché appunto questo Istituto Nazionale di Ricerca Spaziale, che è il brasiliano, ha sì trovato la spiaggia più perfetta del Brasile, ma praticamente non si può nemmeno visitare. O perlomeno uno può andare lì, farci un bagno, stare mezz'ora, 40 minuti e dopo andare via. Beh, quindi non so fino a che punto può valere la pena avere questo titolo, avere tutte queste qualità, quando poi alla fine è, come dire, è qualcosa che non si può quasi utilizzare. Però in ogni caso ora sapete qual è la migliore, non tanto la migliore, la spiaggia più perfetta del Brasile. Bene, questi erano appunto due articoli che ho trovato, io li ho trovati curiosi e in ogni caso so che con giusta ragione, oserei dire, molti di voi hanno molto interesse, piace tantissimo la spiaggia e il mare, specialmente visto che parliamo del Brasile, mi è sembrato giusto appunto parlare di queste cose. E mostrarvi queste due ricerche che appunto sono state fatte. Quindi spero che anche questo video, pur essendo un po' strano a mio parere, vi sia piaciuto, sia stato interessante e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!